Sì, è un evento, è il primo evento che il Comitato Fessane Nerito ha organizzato. Questo comitato è importante per la frazione Nerito perché raggruppa 40 persone, tutte della frazione di Nerito, che hanno come obiettivo il rilancio della nostra frazione, anche del nostro territorio, del nostro bellissimo territorio. Il primo evento che andiamo a affrontare è quello del 15 settembre che si svolgerà a Nerito, di Grognaleto. L'incontro è alle ore 9 verso la piazza della chiesa, dove si raccoglieranno tutte le adesioni e poi inizierà la giornata con una camminata inclusiva che ci porterà nel primo chalet, dove questa camminata sarà accompagnata anche da musica popolare. Nel primo chalet ci saranno persone che decideranno di fare il Pilates oppure continueranno col secondo chalet e il terzo chalet. In tutti i chalet, oltre alla degustazione dei vini, ci sarà anche la degustazione dei prodotti tipici locali. Quindi il nostro obiettivo è far conoscere anche i prodotti locali all'interno di questa manifestazione. È una manifestazione inclusiva perché è un tema che noi abbiamo a cuore. Infatti nel futuro, nel prossimo anno, nei prossimi progetti, nei prossimi periodi che affronteremo le nuove manifestazioni, è un tema che noi proporremo parecchio perché è un tema che abbiamo a cuore. Durante la giornata ci sarà anche la presentazione, la lettura del regista Silvia Raclio sui testi di Dorotea Mazzetta, e alla fine ci sarà un DJ che porterà fino alla fine della giornata con musica a far divertire e ballare tutti i partecipanti. Anche io.